Benvenuti a Terra Madre, siamo qui con Riccardo Serra della gelateria La Tosca. Complimenti, riconfermato maestro del gusto, quindi complimenti. E proprio questa è la prima domanda: cosa significa per una realtà come la tua far parte di una rete come maestro del gusto? Allora, intanto grazie per l'intervista, buongiorno a tutti. Noi abbiamo la gran fortuna di poter collaborare con tante realtà o eccellenze neogastronomiche del territorio. Da quando è iniziato questo progetto, che è quello che ho cercato di fare su Torino con molti dei miei colleghi nella via, ma anche con altre eccellenze, e grazie a questo la trasformazione che tu hai visto, che ha un po' subito la mia gelateria in questi anni, è stata suggestiva da queste contaminazioni con altri maestri. Quindi nella parte che ho aggiunto di caffetteria da me, ho deciso di collaborare solo con altre realtà e altri maestri, quindi per quanto riguarda il caffè, il cioccolato e i succhi, tutto con altri maestri del gusto, quindi poter ampliare la rete, le conoscenze e mettere eccellenze nel proprio negozio è stata per me in questi anni una grande opportunità. Esatto, quindi sicuramente la rete, beh, facciamo i nomi, tanto sì, Caffè sì, Alberto, sì, Zicca. Caffè Alberto con Zicca, dal quale poi è nata non solo una bella collaborazione, ma è nata un altro negozio fatto insieme, quindi oltre alla Tosca in Via Cibrario, anche in Corso Brunelleschi al 69 abbiamo aperto una gelateria insieme, dove oltre a vendere il gelato lì lo facciamo per tutti i loro punti vendita. Quindi io uso i loro cioccolati, le loro materie prime per fare il mio gelato e anche una parte di pralineria d'inverno da mettere in vendita da me. Poi collaboro anche con Frutto Permesso per quanto riguarda i succhi e con Caffè Alberto per quanto riguarda la parte di torrefazione e caffetteria che ho inserito da me. E quindi anche avere l'opportunità magari un domani di collaborare con loro, di fare delle nuove cose insieme, è sempre molto bello e stimolante. Esatto, quindi l'importanza della rete. Ma aspetti positivi e negativi però di avere oggi una gelateria di quartiere come quella di Via Cibrario, conosciuta, però quali sono gli aspetti positivi e negativi del lavoro artigiano oggi nel 2024 a Torino? Allora, il lavoro fatto in maniera artigiana è veramente ancora un grosso sacrificio. Il progetto dei maestri è una delle cose che ci permette di avere delle gratifiche di tutti i nostri sacrifici fatti all'interno della bottega o del negozio. Essere in Via Cibrario è particolarmente stimolante perché lavori con una clientela fissa e quindi se devi sempre tenere un livello di produzione, di asticella, di eccellenza alto, perché altrimenti perdi, non essendo una clientela di passaggio ma abituale, perdi immediatamente quello che può essere stato la creazione di tutti questi clienti. Molto 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 pesante, un sacrificio come ti dicevo, perché dal mattino presto alla sera tardi devi dedicarti a quello che può essere la scelta delle materie prime, del latte, della panna, tutta la fase di pastorizzazione. Io faccio ancora maturare tutto in tini, quindi un 24 ore di maturazione delle mie miscele nei tini prima della produzione, la scelta della frutta. È comunque complicato riuscire a restare sempre a un certo livello, specialmente in anni come questi dove il clima un po' per tutti non ci ha aiutato. E quindi è stata una stagione dura, però siamo riusciti, grazie anche a un discorso di maestri del gusto e quindi gente che viene appositamente per conoscere i nostri prodotti, a tenere comunque un ottimo livello anche quest'anno di produzione e di fatturato. Grazie Riccardo, buona Terra Madre. Grazie.